Siamo con Carlo Aralda, direttore sportivo nazionale FIBE. Carlo, come è andato un bilancio su questa convention che ricordiamo è la seconda, siamo alla seconda edizione? Come tutte le cose che vengono fatte per la seconda volta, si spera di fare qualcosa di meglio rispetto alla prima e credo che noi ci siamo riusciti. A sentire le persone che sono venute, il piacere e il grado di partecipazione che hanno avuto, penso che abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che era quello di migliorarci rispetto all'altra volta. Noi non siamo mai contenti, questa è una federazione che deve crescere ancora e quindi grande impegno per buttare giù già adesso la nuova convention. Le tue impressioni sulla risposta degli iscritti, dei partecipanti? I tecnici erano tutti entusiasti, non so tu che impressione hai avuto. Sì, tutti andando via ringraziavano e quando la gente ti ringrazia vuol dire che probabilmente qualcosa di buono abbiamo fatto. Dobbiamo continuare. Certo, non ci dobbiamo fermare pensando di aver raggiunto l'obiettivo. Certo, progetti futuri. La data della convention è già fissata, la prossima data sarà all'inizio di ottobre dell'anno prossimo. Da subito lavoreremo su questo, lavoreremo sull'allargamento della formazione per rendere questi momenti sempre più un momento di incontro e di scambio di idee. Ok, grazie Carlo. Giovanni Scarantino non ha bisogno di presentazioni, tecnico nazionale della FIPE. Giovanni, un giudizio su questa 3 giorni, com'è andata? Come hanno risposto gli iscritti? Ma io, guarda, questa è la seconda convention e io posso dire che c'è stato un grande interessamento e sono veramente felice di aver dato tante di quelle indicazioni e ho visto veramente che c'era molto impegno, molto interesse e non ci hanno dato neanche 2 minuti di tregua. Questo, diciamo, magari non lo voglio dire, però ci ha fatto piacere perché ho visto questo grande interessamento, volevano veramente apprendere, diciamo, questo gesto tecnico importantissimo. Per la nostra disciplina, però anche per loro, e diciamo che è stata una cosa positiva, diciamo, su tutto. Ecco, questo mi fa veramente felice. È stato faticoso. Diciamo 3 giorni sì, perché non abbiamo avuto neanche qualche minuto di riposo, è stato un giro di grande velocità, però dovevamo accontentare tutti ed è giusto così, dai. Sappiamo la passione che metti nell'insegnare la pesistica, Giovanni, quindi siamo sicuri che per te è stato anche piacevole, vero? Sì, sicuramente io, diciamo come tutti anche i miei colleghi, sicuramente siamo molto appassionati, ce l'abbiamo dentro le Nel vene, sangue. ecco, dentro le vene, diciamo, però posso dire che spero di aver dato un grande contributo e di aver dato questa mia passione anche agli altri per un domani, che possono essere dei tecnici che ci possono dare una grande mano alla federazione. Ne siamo certi, grazie Giovanni. Grazie Marco, grazie a tutti. Eccoci qui con Pierluigi Mauro, responsabile del nuovo progetto della FIPE sul appunto il Functional Strength FIPE che è stato presentato proprio venerdì, il giorno d'apertura di questa convention. Pierluigi, dici qualcosa su questo appunto sul Functional Strength, della Federazione? Functional Strength è una proposta, un modello di allenamento che la federazione intende proporre per creare un po' la sintesi di tutto quello che è tipico della federazione pesistica, ovvero l'utilizzo dei sovraccarichi. Nel Functional Strength noi ritroviamo dei protocolli, dei criteri di allenamento che comprendono la pesistica olimpica, l'utilizzo del kettlebell, dell'allenamento in sospensione, unito a quelli che vengono considerati i tools classici dell'allenamento funzionale, sandbags, ovvero le sacche di sabbia, clubbell, palle zavorrate e quant'altro. Questo va a completare quindi l'offerta formativa, nonché organizzativa e di allenamento della federazione, con un elemento che sta diventando sempre più emergente nell'ambito della preparazione fisica di base e sport specifica. Come hanno risposto i partecipanti, gli iscritti alla convention? Ma la risposta è stata estremamente positiva, soprattutto sotto l'aspetto della richiesta di una maggiore professionalità che la federazione sarà in grado di offrire proprio nella organizzazione delle sessioni di allenamento, dei macrocicli, di tutto quello che è un progetto di allenamento funzionale all'interno di un centro fitness, così come all'interno di un club sportivo per la preparazione di un atleta. Le richieste sono venute proprio nella direzione di specializzazione. L'offerta formativa ormai disponibile sul mercato è ampia e di qualsiasi levatura, sia tecnica che qualitativa. La federazione si pone sicuramente in un livello di eccellenza sia per l'utilizzo degli strumenti che, ripeto e sottolineo, per le metodologie con cui gli strumenti vengono inseriti in un programma di allenamento. Grazie per l'attenzione.
Sì, siamo con Francesco Borghesi, tecnico nazionale FIPE per quanto riguarda appunto le kettlebell, quindi kettlebell power. Frank, com'è andata questa 3 giorni? Come hanno risposto gli iscritti? Siete soddisfatti voi docenti? Tu chiaramente parli per quanto riguarda le kettlebell, l'area kettlebell, ecco. Ma direi sicuramente la risposta da parte dei partecipanti è stata molto positiva. Ho notato tutte persone molto motivate, interessate agli argomenti e quindi non hanno avuto difficoltà ad affrontare questa 3 giorni, questa maratona di sport e di apprendimento tecnico che li ha un po' anche provati a livello fisico, però anche stamani ho visto tutti i partecipanti con voglia di apprendere, anzi ci incalzavano di domande e quindi questo fa ben sperare per il nostro futuro e per il futuro della federazione e delle attività proposte, ecco. E quindi ringrazio tutti i partecipanti, la federazione che ci ha dato l'opportunità di creare questo grande evento, da parte mia è la massima soddisfazione. Sì, l'appuntamento quindi sarà per il prossimo anno sicuramente, giusto? Ma certo, noi ci siamo, insomma, io lo spero e che le persone ci daranno, diciamo, questo appoggio, noi ci saremo, insomma, grazie. Okay, grazie, grazie a te. Qui siamo con Giuseppe Mandarelli, Sport and Health, cosa ci dici, com'è andato un bilancio su questo nuovo progetto della FIPE che abbiamo appunto messo in atto ieri sera? Allora, progetto sicuramente eccezionale che grazie alla FIPE è decollato in maniera eccellente, ne è stata una conferma questa occasione di incontro per tutti quanti e di ulteriore presentazione. Sappiamo che il progetto è partito già 1 anno e mezzo fa con tutti i migliori auspici che sono stati confermati assolutamente in questa manifestazione, tanti i riscontri positivi dall'utenza e vogliamo fare ancora meglio per il futuro sicuramente. Sport and Health è una risposta del training funzionale italiano, made in Italy da sottolineare, e ci freggiamo proprio di avere questo marchio collegato ad una federazione olimpica che è una federazione d'eccellenza soprattutto per la formazione. Come hanno risposto i partecipanti, gli iscritti alla sessione? La risposta è stata eccellente, soprattutto in base a quello che è stato proposto. Abbiamo proposto un protocollo di lavoro a medio-alta intensità. C'è stata una risposta a livello di impegno e anche tecnico da parte dei partecipanti che mi ha lasciato totalmente soddisfatto. Potremo fare ancora sicuramente meglio con il contributo dei nostri tecnici, con la loro volontà. Io li ringrazio perché nell'ambito della manifestazione sapete che abbiamo dato uno spazio serale. Era un bel test da passare, è stato passato a pieni voti con un full, praticamente un pienone totale, e di questo ringrazio innanzitutto i partecipanti che veramente hanno dato fino all'ultimo briciolo della loro energia. Quindi un buon inizio sicuramente. Assolutamente un 10 partendo dall'inizio. Okay. Grazie a voi. Così qui concludiamo il nostro giro con tutti, insomma, i tecnici abbiamo già sentito per le altre aree. Ora siamo con Mirko Ferrari, FIPE Heinz Training. Come è andata questa 3 giorni? Come hanno risposto i partecipanti? Un bilancio su questa 3 giorni? Estremamente positivo. Tante persone, tanti convenuti, tanti amici. Benissimo, le persone hanno risposto benissimo, gli atleti molto meglio, tutto quello che è stato dato è stato recepito, da quello che abbiamo potuto vedere, un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, ci incalzavano di domande, non erano mai stanchi e anche davanti alla stanchezza non si fermavano mai, anzi era motivo di... Certo. Di unione, di andare avanti, certo. Di autocaricarsi, di... Esatto. È stato un feedback bellissimo, meraviglioso, e questi 3 giorni sono stato un evento che la federazione ha voluto, ha creato e ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo avuto una risposta bellissima da questo, dalla gente. Sì, dici un po' per quanto riguarda appunto la valenza dell'allenamento con l'allenamento in sospensione, quello che insomma può dare per, a livello di preparazione. È una delle specialità che la FIPE sta dando come specializzazione ai suoi atleti e alle persone che vogliono specializzarsi. Serve come
attività funzionale per diversi allenamenti, diversi modi, diverse situazioni di approccio, sia a un neofita sia a un atleta evoluto, perché chiunque ha il suo spazio e chiunque può usare questo attrezzo, dal quale stiamo tirando fuori grandi soddisfazioni che ha voluto fortemente la FIPE, l'ha progettato e abbiamo iniziato a camminare insieme per costruire e dare sempre di più e poter proporre sempre di più alle persone con questo attrezzo. E ci confermi quindi la risposta comunque è stata assolutamente positiva? Anzi, veramente, come dicevo, un bellissimo feedback che ci ha dato la possibilità di crescere anche molto di più, di portare a casa anche noi qualcosa in più, qualcosa fatto con le persone, con la gente, con gli amici, con gli atleti, che ci ha dato possibilità di sperimentare nuove situazioni, nuovi esercizi, assolutamente. Una bella esperienza, insomma. Assolutamente. Grazie. Grazie. Grazie mille.